thank you Cari telespettatori di Telegarda, ben ritrovati a questo nuovo nostro incontro con il dialetto, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Naturalmente la mia speranza è sempre quella di trovarvi numerosi, interessati, vogliosi di imparare il dialetto e naturalmente con la voglia di fare anche i compiti, perché senza compiti non si impara niente. Ecco, vedete che ho scominciato subito a parlare in dialetto, perché mi quando purtroppo... Gois griso iso per la schiena, non riesco a parlare italiano. Voi direte come mai Gois griso e per la schiena? Vi dico subito che non è l'anniversario dei 50 anni di matrimonio, ma semplicemente succede una roba molto importante che non mi aspettavo mai. Non so se ricordi che qualche puntata fa avevo fatto finta di acceppare una telefonata da Lucio Gardin, che sicuramente Lucio Gardin è il conosciuto, se lo vede in televisione. Le che col dialetto non ha problemi, dico sempre, le che se trova i piani alti del dialetto, mi sono ancora ai piani bassi, sono scantinato. E dico la finta, insomma, la telefonata dicevo no, no, Lucio non può non vidarte, perché mi sono ancora le prime armi, più avanti te inviderò. Beh, ancora è successa una roba che non mi aspettavo. Vedo che la signora lì che la zandovina, la signora che sta facendo il brobrusà, Ah no, scusa, la fa la peverada. Scusa, scusa. Ecco, la signora mi pare che la Zacapì che aveva ancora. Esatto, Lucio Gardin. Non crede ancora? Aspetta un attimo. Intanto vi faccio vedere chi sulla lavagna, che mi sono permesso, sapete che mi viene sempre in taglio scolastico questa trasmissione, allora mi sono permesso chi, vedete, se non f... Devo far danni, di scrivere Lucio Gardin, vedete. Intanto vi faccio notare l'importanza dell'accento tonico, vi ricordo che vo sempre parlare dell'accento tonico, Gardin, perché anche Gardin, ero so al mare qualche anno fa, e era una signora, una, una Sonia Gardin, ma allora l'accento tonico non Ria sull'A. Questo è Lucio Gardin. Però mi permetto di trasformarlo in dialetto, perché farò sempre le parafrasi dal taliam dialetto, dal, tal, dal dialetto al taliam. Allora, Lucio come il fago diventare? E il fago diventare lus. Allora mi capì il Gardin è fortunato perché quando il Gafam, il Dizerà, sono fama come il E quindi cosa ha fatto? È un bel piacere. Gardin, attenzione, noi chi arco, tutte le parole che finisco la N, il copin, la man, il vin, il lugherin, no, no, con la M, buona formigola sul copim. non stato carme lugherim, il lugherin, diceva Menono quando ne olia la gabbia, dopo il cosim. Allora, il Gardin e il fago diventa Gardim. Ecco, allora ancora io osa so fare la mia bella lezione del dialetto. Daveva ancora il Lucio Gardin che diventa il Lus Gardim. Voi non che credete ancora? Perché vi ho fregato l'altra volta con la. Vi ricordate con il quadro dei Segantini che pareva quasi vera? E invece lei era una copia. La copia del Giovanni Monti che loro ha chi? Allora, dice: Sicuramente ancora chi? La copia del Gardin. No, no, perché il Fabio Galas, l'editore di questa trasmissione, quando fa le robe le fa bene. E allora vi faccio vedere? Prego! Eccolo qua! qua. è proprio lui! Ciao, grazie! Ciao, ciao, ciao grazie! È proprio lui! Mi sono, ve le dico, fra l'altro bevo un grappin prima perché mio papà mi dice da piccolino quando ti hai da affrontare qualche situazione emozionante bevi un grappin. Allora mi sono fatto in grappin, eh? e Vedete che infatti sono riuscito a perdere questa veste de professore e mi sono calato nel dialetto. Perché che è Lucio? Beh, Lucio, ve lo dico prima. Insomma, un che col dialetto è il mastega da, da quanti anni, Lucio? Eh, non si può dire, però... È, insomma, da qua. parecchio. Mi è piaciuto moltissimo il... Luz Gardini? Sì. Eh, devo toccare il dialettale. Eh, devo di, fare. Io sono il professore del dialetto, devo Bravo. trasformare dal talliam al dialetto. Eh? Mi fa piacere. Quindi è un po' di anni che ha a che fare con il far col dialetto. Eh, beh, si, sì, è da quando sono nata. Mi devo dire che, mi donne Oding e l'ho da prima, che l'è cresciuto col megabyte. Lui, quando il Gavea Name Mesla era lì, su Sgabeloma ai 12 mesi, col Pirom davanti alla pasta assoluta, e se sentiva sempre il megabyte. Che il megabyte è il continua con la Loredana Conte, col Voltolini, con qualche altro personaggio Adesso deve... l'ha in terapia, to, por boccia, no? No, 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 da la terapia, sta bene. No, da no, no, so, ah, parte sì. ah, no, quella lì bene. è l'educazione eh. che mi piace vedere dalla televisione, <ride> non tante stupidaggine e uh -huh. altro. No. E Gardin, quindi adesso vorrei anche ne contessa un po' di questa sua esperienza col dialetto, e dopo vi presento un lavoro che l'ha fatto proprio per il Nadal. Ve lo fago vedere subito, ma ne parli dopo. Che vale la pena veramente. È un, un disco con tutte le canzoni di Natale. Però ricantate in dialetto trentino, perché se narra, se narra, non so se narra è italiano, narra, sì. Narra. Ah, dipende, narra, naria, forse deriva da naria. naria ah no, lei... se narra si racconta, no? No, era si racconta, però ah, magari... Ecco. Ah, naria, no, naria saria minaria, titenaresi, lunaria, saria, veniria eh, questo succede diciamo nel periodi che sono a cavallo del cambio dell'ora legale perché per un mese dopo il cambio dell'ora legale è se. si dice: sempre, eh, com'è la GoFam? è eh, per forza saria Saria. sarebbe esatto, la traduzione saria, ecco. oppure sarebbe magari sai quelli chi sarebbero, quelli lì veneria eh, a essere, essere. è tutto un cioè, non so se capì che ecco. capi che adesso, cioè chi me le valli vel del dialetto eh capito Insomma, no, hai, eh, no sei già sentito, partito alto adesso sentito. scendiamo e basta no? ecco notate che parla tagliam non parla italiano, nonostante sia un dialettologo. No, sono un dialettologo, no? Io non amo, eh, non amo scrivere e, e, e il dialetto e leggerlo, ecco. Ecco Lo questo. parlo un po' quando sono sul palco o nella trasmissione il megabyte, perché così per equilibrare, perché alle volte è facile, eh, come dire, sottolineare le battute in dialetto, ecco. Però quando sono in giro che le persone mi fermano, e dicono, ma parla ah, ah, italiano, italiano. Ah, 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 eh, eh. Adè che sono restato sorpreso anche a me. mi sono messa a parlare, che parlo sempre in italiano, a cui dico parlo dialetto, per fare così, eh, insomma, l'ospite va a trattare bene, e mi parla in italiano, ecco, continua a parlare in <ride> italiano. Allora. Eh, no, e quindi, ecco, io dico, lo uso il dialetto per, per lavoro, io anche da piccolo quando mia, i miei genitori mi hanno sempre parlato in italiano eh, e quindi sono abituato a parlare in italiano, però quando sono sul palco qualcosa del Dizi, ora, anzi adesso no, ora perché ora sarei eh. da Oroloi, ecco, adesso, eh, essendo che mi a essere da Roveredo, ma venire a, abit a abitare a Trent perché c'è sempre il condizionale a in Trentino non c'è mai niente di sicuro hai il condizionale so. mi venire a essere da Roveredo perché veniria ad abitare a Trent è, è un po' è, come dire la spiegazione di, di, della domanda che ti fanno i trentini quando gli fai una domanda il trentino non risponde mai con una risposta secca ma ti risponde con una domanda tu gli dici dove andate in vacanza quest'anno? Ma eh, ah, non è come quella è Sazzi ma La domanda te... è questa: è il Satti per culori non il telismai, va o chi no? Come va la tofiola a scuola, eh? È il Satti, capito? Quindi c'è sempre Sati. questo condizionale che deriva poi dal venieria che lascia essere. sempre un po' sì, di. De... perché incertezza. noi non prendiamo posizione: no? il Trentino non prende mai posizione. Allora, questo per dire che, essendo di Rovereto, quindi dalla zona dei Ovi, mi sono trasferito nella zona dei Ovi, ovi. Ellen, Marcel. quindi alle volte quando faccio gli spettacoli mi trovo ancora in difficoltà perché in, in un centesimo di secondo devo pensare se sono nella zona, se il pubblico davanti è nella zona dei ovi o, o dei ovi. Dei... Perché se te dici: ah, certo. quando te sei a Trent, ti sei da dentro. Toi, se ti vai da Zodai Rivani te uvi, uvi, eh, e quando sei te dici: Ovi, non credo se da no. dentro a ah, calori. Sì, e quindi, sì. ecco. Ma ti pensa un po', questa che. So Senti che sorpresa, no? che Penso mi parlo mia. in dialetto e lui parla italiano. Comunque, adesso però mi, mi interessa, perché questa è la roba importante sotto Nadal, mi, mi interessa appunto che il Luccio ve parla di questo suo bel lavoro. Perché abitano qua su Nadal? Ti ha detto, sotto Nadal? Abita qua? Ma sa perché l'ho visto, quando giro per... No, riva, ma te l'hai reso? Vedo, mi svara con Lila è Nadal. Ma te, te l'hai reso? È Natale, no? Natale tristezza. Ma Fabio, te dovevi dirmelo però che abitai sotto il Nadal. Eh. Ehi, Nadal! Zitto adesso. Se una scopa no. devi andare due colpi così perché se sveglia, perché oramai la nef non è arrivata allora. No, non farà ancora che Non so dorme. se avete capito. Cioè, chi? Quando si parla bisogna stare attenti perché eh. se la butta nelle occhie, eh. chi è? Allora, Lucio, dai, parla di questo bel cd che dopo ne sentiamo qualcosa. Allora, di Questo cd si intitola Beppi Christmas. Allora, ti leggo, ti leggo la didascalia che c'è sotto la copertina, dice... In calce, si dice. Sì, in calce. Pochi sanno che le mie canzoni di Natale più belle in origine erano trentine. Complimenti a Lucio Gardin che le ha trovate e cantate nella loro lingua originale, il dialetto trentino, firmato Bing Crosby, contattato da una medium che l'ha mai costato 100 euro nean catanno eh. no però la medium la di Svara che Bing Crosby la di così ecco. e questo è il Cd di Natale comprende 17 brani Astia, 17, non 17 no. canzoni 17 brani perché tra una canzone e l'altra ci sono dei momenti di divertenti dove c'è non ve lo dico magari poi dopo insomma, vi capiterà lo trovate nei, nei migliori negozi credo eh, nei peggiori diciamo ecco, rifiutati di darlo nei migliori dico, di sempre ecco. nei milioni nei migliori, sì, perché sennò eh, cioè, per dare che a quei che li vende, capisci? Oh, ecco e qui ci sono tutte le canzoni più, più belle, le canzoni, le classiche le canzoni che hanno fatto sognare centinaia di migliaia di ettori di le persone canzoni, ogni anno. La musica è quella che conosciamo. Le, le però sì. parole, le parole le sono in riscritte, sì. È in dialetto trentino. In allora, trentino. Ecco, allora mi continua a parlare di alette, adesso, però, anche lui le ha costretto adesso a parlare dialetto perché gli domando, per esempio, vedo chi no, no, non so, la classica, tu. Scendi dalle stelle. Eh, eh no, te Podinò, allora, fammela sentire. No, ah, questa è la canzone di, di un cacciatore che si chiama Luca, no? Ed è la storia di lui che scende non dalle stelle ma dalla valle. Ah. E dice: Tu scendi dalla valle, o oh, Luca cacciatore la sciopa sulle spalle alle prime ore. Te giri per i boschi o oh lu cacciatore e la tua sposa la resta a casa e intan la ciappa pu Merli Detti, eccetera eccetera. E va avanti questa eh, ah, questa, qui, sì, questa è Luca Cacciatore, la, sto la storia di Luca il che cacciatore che va a casa, ma in realtà, in realtà merli le ciappa pochi. No, li prende più. Però sua li moglie, sì, esatto. La sua so so sposa, molto. mi raccomando, sposa con la, sposa. Con la so. O chiusa con la eh? O chiusa, con mentre la boschi. sposa, in questo caso l'è da Verta. Cioè la, 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 la ola è chiusa e la sposa <ride> l'ha aperta, è, è evidente. Quindi avevi sentito che insomma bisogna che a Nadal che sentire ai fioi, ai neodi, ai noni, perché oh, dopo mi pare che mm. anche a robe <ride> scherzose avevi sentito, no? Che vi fa passare il sidios se sei quel dimo sidioso <ride> e vi <avevo ride> passa. E invece avevi sentito che adesso, e ve lo fa sentire. Che è anche qualcosa di emozionante, sì, che colpisce, sì, sì. che fa anche a dire che fa piangere. Sì, sì, perché mia mamma che la, 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 la sente molte volte, ogni volta gli, gli cade la lacrimuccia, perché è la canzone Last Christmas, portata al successo dagli UEM. Eh, Last Christmas I give you my heart, but the very next day you give it away. Ti ho dato il mio cuore, però il giorno dopo l'hai dato a qualcuno altro. te parli anche inglese però, vedo. Sì, dai un pochino. Qualcosa. Sì. Ma eh, in questo caso LAS christmas diventa la e cioè è eh, una bambina che scrive una lettera a Babbo Natale perché eh, il nonno è morto e lei vorrebbe che il babbo Natale glielo portasse come regalo, gli restituisse il nonno. È una, canzo è una canzone struggente, molto bella ehm, e che ai nonni li fa impazzire perché fa veramente eh, lacrimare. Eh, L'inizio, L'intro è La scritta a babbo Natale una lettera per domandargli un regalo. Quest'anno, come tutti i bambini, non vuol iPad o telefonini. Adesso non mi ricordo. Quest'anno è tutto cambiato, è tutta altra storia da l'an passà. La casa l'è pu silenziosa, dal giardino è sparina rosa. La rosa che è sparita sarebbe. dal giardino è il nonno. E qui a questo punto c'è, nella solo, che invece nel, nella, nella canzone originale è eh, di... di di Michael, non mi ricordo come si chiama, ehm, quel cantante degli UM, e invece qui è della bambina, una bambina di 4 anni che scrive questa lettera eh, alla, a, a, Babbo a, Gesù, a Babbo Natale io, perché gli piace... Voglio avere il nono, è Scusa. molto molto bella, io ve la consiglio perché... Eh, mi sono nono, quindi le ha data anche a me, insomma, no? Magari poi dopo non lo so se riusciamo ad ascoltarla. Ma sicuramente eh, penso che queste musiche, chi le venirà, sicuramente portate nella trasmissione. Dopo vedo un titolo che, che mi fa venire in mente quando mi ero nel coro parrocchiale, sulla cantoria della Cesa Collegiata, e cantevo nel canzone, ma allora in latino. Quando mi ho studiato il latino, ho detto, ma guarda quante stramberie che dicevo tantum ergum dicevo mentre è tantum ergo Ma dopo, adesso vedo a ad destra Fideles. Eh. Adeste Fideli, sì. Che Ad pare un este... cognome, il desto, il, il parco che abita son via lì. No, invece, Adeste Fideli è The Driver's Song, la canzone del guidatore, e diventa... Adeste, mi spieghi perché te vai si pia, ma come non te l vedi, te sorpassa anche il tram. Che metti d'ore per Nar da Trent a Villa Zam, ma metti la seconda, ma cambia un po' la marcia al Menna Volta Lam, non ricordo il testo esatto, ecco, e quindi è una canzone dedicata a, al. A, di solito sono i proprietari della panda Verde Muscio, eh, col, che, che ha come optional, invece che altre macchine che hanno la chiavetta USB, i cerchioni, eccetera. La panda Verde Muscio come opzione la ganca de Paia Ho per integrarti proprio. E questa canzone è dedicata a questi che ci impiegano un'ora e mezza per andare da Arco a Riva. Gli impiega così tanto che quando gli arriva gli, gli dici, ma non mi ricordo più cosa, cosa voleva far. fare e ritorna a Arco. Quindi occupano la careggiata di destra e di sinistra. E dopo metti i toni Arco che va in me, cosa devi fare a Riva e torna a e quindi vai vai, quindi Adeste Fidelis diventa Adeste mi spieghi. Ecco. Adeste mi spieghi. Molto bella anche questa, questa non l'ho cantata io, l'ha cantata un tenore. Ecco, non so se avete sentito che il Zuga molto sull'accoppiamento delle sillabe, delle parole, prima che era Luca, cacciato, Luca Cacciatore, no? Sì. Luca Cacciatore, esatto. per cui non si sa se l'è, Luca Cacciatore o Luca Cacciatore, esatto. è un po' un gioco su su. Anche perché dopo che sarà un problema anche di metrica, io parlo anche della Altro metrica, sì, no? sì, certo. quando si canta eh, bisogna rispettare la metrica, non si può fare per i somenai eh, un verso di tre sillabe, un di sette, un di otto, eh, lo spiega, se vi ricordo de... quando si scrive poesie è eh, come scrivere canzoni, bisogna rispettare la metrica, almeno se uno um vuole fare il verso proprio regolare, se uno um vuole Liberamente, allora del verso libero, allora non rispetta più niente, il primo verso può essere del 6 sillabe, un altro del 5, un altro del 4 e compagnia bella. Quindi vede che ho approfittato anche del... Che gardino. può essere diversi, diciamo. Diver diversi. Ecco, vede sempre, il gioca sempre sull'accoppiamento sul, de, de, delle sillabe che fa venire fuori una parola, ma dopo il po' Sì, diciamo, si chiamano calembur, ecco, no? Il calembur che è, significa proprio lo storpiamento del significato delle parole, no? Attraverso Ah, il calembur. si chiama. Eh, attraverso la modifica di una lettera o più lettere di una parola. Ecco, per quindi... Per modificarle... Ecco, ancora io parlo una roba kalembur, che non lo so. Calembusi, calembur, Kalembur. Sì. No? pensavo che fosse, Beh, allora, a questo punto qua mi penso, che non so se avvenza a i tempi, mi penso che potenza salutarne, naturalmente, spero che il Gardin, il Lucio, il Lusgardin, per metterla in dialetto, il Vegna, un'altra volta, perché veramente vedete, eh, tante mi permette veramente di imparare delle parole, il Calembour, dopo aver sentito addirittura la calavino Calavino, tutti eh? i nomi strani, tutti tutti strani. Tutti. Eh, la Calepina, <ride> che, via Calepina <ride> esatto. che mi ricordo quando ero boccia, sono assume sono pers. Ecco, e son perse. Ecco, mi ha permesso anche di sentire queste canzoni classiche, no? per usare una parola italiana, no? quelle proprio classiche, non mi un'altra parola. Lui la trasformò con il dialetto. E quindi, siccome noi siamo in Trentino e parliamo tutti i dialetti, o volem, come dico in questa trasmissione, imparare il dialetto, allora, invece che avere il sussidiario come segale elementare, è un che fa, o si tolle il libro delle poesie, o si tolle il CD del Gardin. Baby Christmas. Oh, che chi così impara il dialetto e cantando si impara meglio, perché se diventa una roba noiosa. Quindi... Okay. Cari amici, non so se avete visto che puntata ancora curiosissima, non pensavo veramente, mi ancora sono chi ancora agitato, ho ancora i sgrisoi. Eh. Ma neanche quando sono andato in viaggio dei nostri, ero così emozionato, porca miseria. No? Allora mi stai a sulla carega Lucio grazie, no, grazie, grazie, a te, grazie, grazie. Della, della tua partecipazione grazie. ti aspetto un'altra volta sì, perché più a questo che punto qua... non riesco ad alzarmi perché con tutti sti cavi sono fermi sì, eh, Fabio lei allora... è il regista molto preciso il mette <ride> cavi dappertutto e dice se parte in cavo che è quell'altro se parte quell'altro che è anche il... sette cavi non si sa mai nella vita grazie allora, auguri, arrivederci cavi, auguri, e auguri a tutti. di Natale buon anno divertive mi raccomando non stai sbarar eh, che io quando ero a scuola ero con la ero sempre su col sbarare, ma i bocci continuavano a sbarare lo stesso. No, no, per, per il capodanno dicevi. Sì, no, per il capodanno non fatevi prendere la mano. Ecco. No? esatto detto, Non fatevi prendere la mano. Bene. Grazie, arrivederci. Ho, ho, ho. Au ho auguri, ho. auguri, ciao, grazie. Ma che bei, ma che bei, i diolini ai pei. Non so più quanti dei gol 4, 5, 6. La puntata si è rubata le balle li è per terra, far scalder di Nadal, le tanche far guerra, Lucette le è, è sciopata, il presepe il se usa, San Giuseppe il beve grappa, e il se la nel Ma che fredd, ma che fredd con nas che lei è Nadal, brinderò col ciroppo per la tosse Ma che fum, ma che fum forse sul ponte E il presepe attacca a compreso la senel E il muscio sa brucia l'angioletto lena via Grafume in tutte il pra e arriva la polizia Nella capanna i'avvardà, San Giuseppe a porta via perché in tasca trova tutto che ti -de -ma. Ma che bon ma che bon il muscio del bondon el mescalda dentro il forbona dal con tutte el cor ora maino go a puffret me sento un fornelet ma che bel ma che bel nadar sul pontesel ma che bon ma che bon il muscio del bondon el mescalda dentro il forbona dal con tutte el cor ora maino go a puffret me sento un fornelet ma che bel ma che bel nadar sul pontesel